A quel tempo non c'era nessun controllo perché nessuno avrebbe mai pensato un attentato in piazza San Pietro a un papa. È inimmaginabile. È inimmaginabile. Il 13 maggio di 40 anni fa, il maresciallo di polizia Mario Scipioni era in servizio in piazza San Pietro. Durante l'udienza del mercoledì, tra la folla dei fedeli, spunta la mano armata di Ali Agca, terrorista di nazionalità turca. Giovanni Paolo II si accascia all'interno della Papa Mobile. Ali Agca viene immediatamente fermato dai poliziotti dell'Ispettorato Vaticano. A un certo punto abbiamo visto la campagnola che sfrecciava. Allora ci siamo portati qui al portone e la gente inveiva contro questa persona e siamo stati anche costretti a portarlo via subito perché la gente era molto, anche molto infuriata. L'attentato a Giovanni Paolo II ha radicalmente cambiato la gestione della sicurezza in piazza San Pietro. Nuove regole e nuovi strumenti di controllo che hanno consentito di attraversare fasi delicatissime come le minacce di Al-Qaeda e dell'ISIS. Dai giorni immediatamente seguenti, dai mesi successivi, sono stati introdotti già i primi metal detector che erano manuali, ma col passare del tempo si è andato sempre via via acquisendo una tecnologia sempre più performante. Sappiamo tutti che il rischio zero non esiste, è compito nostro adeguarci alla minaccia, implementare i servizi di sicurezza e di vigilanza proprio in proporzione a quella che è la minaccia terroristica.